Era una persona sicuramente labile, una persona che adesso aveva un'arma e questo, su questo aspetto ci stiamo noi ora, stiamo cercando di capire tramite i carabinieri che sono presenti sul luogo, perché il padre dell'uccisore, che poi anche egli si è ucciso, era una guardia giurata, aveva un'arma e devo dire che nel momento in cui è morto il padre nel 2020 nessuno, così risulta al momento, ha fatto una denuncia della presenza di arma in quella casa. Ci sono in corso degli accertamenti per capire esattamente non soltanto la dinamica, che pare abbastanza chiara, ma soprattutto capire come mai quest'arma era ancora lì dove non doveva essere.